Dopo 5 anni alla guida della comunità del parco, il presidente facente funzioni Antonio Radano getta la spugna. Dopo un'ampia riflessione, spiega, ha constatato che anche questa volta non ci sarebbero state le condizioni per procedere alla convocazione per il rinnovo degli organi istituzionali dell'ente. A tutela della mia dignità, ritengo opportuno rimettere il mandato nelle mani dell'Assemblea. A tal proposito, precisa. Non è che mi dimetto da qualcosa che ho, da un mandato di facente funzioni, quindi ho rimesso il mandato nelle mani dell'Assemblea, che a mio avviso, e tengo a precisarlo in questo momento, è l'unico organo legittimato politicamente a prendere decisioni in merito, ma anche per dare un contributo forte per uscire da questi impassi in cui versa l'ente. Mia non è una fuga, quindi resto a disposizione per eventuali adempimenti di rito, ma penso che non ce ne siano bisogno perché l'Assemblea si può autoconvocare o lo stesso commissario può dare mandato alla convocazione. Quindi tutto è in ordine, lascio consapevole di aver fatto anche da solo un buon lavoro. Per il sindaco di Gioi Cilento sarebbe opportuno che questo atto di Radano venga utilizzato per invertire la rotta. Spero, dice Andrea Salati, che termini questa fase di stallo che sta interessando l'ente parco. Da 5 anni i sindaci degli oltre 80 comuni dell'area protetta non riescono a trovare un accordo per eleggere il successore del compianto presidente Angelo Vassallo. Dal 2010, quando fu assassinato, l'incarico è nelle mani del vicepresidente Radano. Le innumerevoli sedute da lui indette per il rinnovo dei vertici della comunità sono tutte terminate con un nulla di fatto. La prossima doveva tenersi il 15 novembre, ma percependo che anche questa volta ci sarebbe stata la fumata nera, ha deciso di non convocare l'assemblea e di abbandonare l'incarico di presidente facente funzioni. All'ordine del giorno della prossima seduta, oltre all'elezione del presidente e dei sindaci, bisognava nominare anche i 3 delegati per il nuovo direttivo dell'ente parco, ancora commissariato. Ministro e presidente della regione Campania, infatti, tardano a trovare un'intesa sul nome del nuovo presidente.